sono felicissimo di essere qui con due persone che negli ultimi tempi, soprattutto una, Cecilia, è stata una parte fondamentale della vita del Presidente di tutta la Biennale, e vorrei partire dichiarando che ho letto il libro del professor Francesco Bonami e quindi parlo con cognizione di causa, e però farò subito un piccolo riferimento autobiografico. Caro professore, non ho mai desiderato diventare pittore, mai nella vita, ma so anche perché. Questo mi rassicura. So anche perché. Perché quando ero bambino, ma proprio piccolo, 4-5 anni, a Venezia, dove sono nato, ero all'asilo e mi avevano dato una bella formina e io, seguendo il buco della formina, facevo dei quadrifogli e delle cose. Se non che, il secondo giorno, si è avvicinata una suorina molto autorevole e mi ha detto: tu sei troppo grande, e me l'ha tolto. A quel punto io non ho mai più preso una matita in mano, perché l'idea di dover non seguire una traccia mi terrificava. Però è anche vero che il professore, che è appunto diplomato all'Accademia di Belle Arti di Firenze in storia dell'arte e di scenografia, è stato un pittore. Nel libro non lo dice, e ha capito in tempi giusti che forse la sua carriera sarebbe stata migliore se stava dall'altra parte della barricata. Non possiamo dirlo perché non ho mai visto un'opera, però sarebbe stato carino averlo. Beh, è inutile fare presentazioni, insomma, la sua grande esperienza internazionale, soprattutto negli Stati Uniti, e poi, voglio dire, è stato protagonista anche alla Biennale con una mostra importantissima, contestatissima e adesso invece recuperatissima, citata sempre come una delle esperienze più interessanti, e per i più ormai è un personaggio anche molto pubblico, perché ha frequentato la televisione, frequenta molti social e tira fuori quell'ironia un po' dissacrante che spesso che ritroviamo anche in questo libro, che dà leggerezza, ma che con questa leggerezza riesce comunque a farci imparare un sacco di cose, almeno a me, quindi questo te lo devo e mi dispiace un po'. Grazie. Cecilia, che dire, ormai a Venezia credo la conoscono tutti, è protagonista di una biennale importantissima, una biennale nata in un periodo molto complicato, durante la pandemia, allora mostro sconosciuto. È vero che le ha dato un po' più di tempo per pensare a questa mostra, i risultati si vedono per la quantità di opere, per la ricerca che ha fatto, ma è anche vero che ha lavorato in condizioni stranissime. Nella piccola presentazione che avevo scritto per il catalogo, l'ho immaginata in quell'anno e mezzo prima che ci vedessimo, anzi un po' meno, come fosse dentro un astronauta che guardava in questo computer, come fosse un oblò che navigava negli studi degli artisti e negli atelier di tutto il mondo. Però Cecilia è stata anche una grandissima protagonista della reazione che la Biennale ha saputo mettere in campo contro la pandemia. Perché quando ci siamo resi conto che la mostra d'architettura non avrebbe potuto avere luogo nel 2020, la mostra d'architettura, voglio dire, è fatta di installazioni, è fatta di trasporti, è fatta di viaggi, è fatta di tutto quello che una Biennale comporta, e quindi era veramente impossibile farlo, l'idea di lasciare i giardini, l'arsenale abbandonati, vuoti, privi di quello che avrebbe dovuto essere la vitalità che abbiamo visto in maniera straordinaria in questi giorni, ci ha spinto a immaginare di utilizzare almeno il padiglione centrale dei giardini. E per utilizzarlo abbiamo immaginato di chiedere ai 6 direttori artistici, allora in carica, di attingere al grande patrimonio dell'archivio storico della Biennale e di raccontare un po' la storia della Biennale, non proprio la storia in senso, diciamo, appunto cronologico di ricostruzione, ma i momenti salienti, quelli in cui la Biennale incontra la storia. Infatti la mostra si intitola Le Muse Inquiete, quando la Biennale incontra la storia, ed è stata Cecilia, che essendo l'unica di quei 6 direttori che sapeva cosa voleva dire organizzare una mostra, da remoto e con l'aiuto di un assistente e poi di persona, ha consentito che il 28 agosto del 2020 aprissimo una mostra che ha segnato una tappa fondamentale, almeno per quello che io ritengo essere il dato distintivo, diciamo, di questa mia presidenza, che è quella di iniziare
parallelamente al lavoro e alla responsabilità dei festival e, dei, e delle mostre curate dai curatori, un'attività permanente che fosse gestita in proprio dalla Biennale, anche con produzioni proprie, che era quella che partiva dall'ASAC e che si sta trasformando nel Centro Internazionale per la Ricerca sulle Arti Contemporanee. Quindi grazie Cecilia, perché quello è stato un bellissimo inizio, dopodiché tutto quello che è successo dopo è sotto gli occhi di tutti. Domani daremo alcune notizie, è una mostra che ha battuto tantissimi record e adesso siamo qui però per parlare di Francesca e ascoltare un dialogo che sarà sicuramente molto divertente, intelligente e utile per tutti noi tra questi due protagonisti dell'arte contemporanea. Grazie mille. Grazie. Grazie Presidente della gentile introduzione, sono molto felice di essere qui in compagnia di Francesco Bonomi, che non è soltanto un fantastico scrittore, come vedete da questo bellissimo libro, ma un curatore importantissimo, un amico e anche un grande mentore per la mia carriera curatoriale, quindi sono molto felice di essere qui con te a Venezia a presentare grazie, questo mille. Bellissimo libro. Un nuovo libro che parla della storia della pittura e la ripercorre andando indietro fino ai dipinti rupestri di Lascaux, poi saltando avanti fino a Banksy, i vasi greci, i mosaici bizantini, fino alle impronte corporee di David Hammons. Molto spesso quando parliamo di pittura, una delle frasi più tipiche è «la pittura è morta, chi ha ucciso la pittura?». A me sembra che la pittura sia viva e vegeta, come il tuo libro dimostra, ma nella conclusione tu ci racconti che non si tratta di un manuale di storia di pittura, ma ti cito, una storiella della pittura come me la sono ricordata io. Esattamente. E mi sembra una bellissima definizione, è un libro che si articola di capitolo in capitolo con delle memorie anche molto personali e molto, molto moving, però voglio chiederti come hai iniziato a pensare questo libro, a concepirlo, anche pensandolo in relazione ai tuoi libri precedenti. Grazie, intanto voglio ringraziare la Biennale per l'ospitalità del libro, il Presidente Deborah Rossi, l'archivio alla Biennale, questo è bellissimo, vedo delle facce amiche e che conosco da secoli e quindi mi fa sempre molto piacere. Ringrazio anche Cecilia che i giorni finali della Biennale sono caotici e quindi ha trovato il tempo di presentare il libro. Andando alla domanda, come mi è venuto in mente, beh, io ho un grosso problema, l'avrei saputo anche che ce l'ho con le mostre. A me mi vengono dei titoli fantastici in mente, però non so esattamente cosa metterci dentro. Quindi mi viene il titolo fantastico. La casa editrice dice benissimo, facciamolo. E poi io devo aspettare quasi che sia finito il deadline per scriverlo, perché non riesco. E così accade un po' nelle mostre, vengono titoli molto belli e poi devo costruire la mostra, costruivo, non più, ma costruivo la mostra dentro il libro. Però mi è venuto in mente perché, sì, la pittura, come ha detto il Presidente, io sono stato, no, volevo precisare, sono stato un pittore ma non sono mai stato un artista. E quindi cos'è la differenza? La differenza è che dipingere possiamo dipingere tutti e gli artisti sono quelli che quantomeno partecipano a delle gare ufficiali di... Sanno, hanno una continuità, hanno una visione, sanno cosa fare, mentre dipingere è un passatempo. Mm. E quindi, però mi è piaciuta questa idea di scrivere un libro sul quadro, perché mi chiedo sempre come mai il quadro, nonostante dicano che sia morto, anche se io sono cresciuto negli anni 70, dove se uno dipingeva veniva gambizzato, perché era una forma di fascismo latente la pittura, e quindi uno non poteva dipingere, no? Poi c'è stato gli anni Ottanta dove tutti hanno cominciato a dipingere. Gli artisti dell'arte povera che non avevano mai toccato un pennello hanno cominciato a dipingere, tutti erano diventati pittori improvvisamente, credo dovuto alla dinamicità del mercato. Ecco, per metterla in mezzo. E da lì è sempre stato così. Io conosco tanti artisti che a un certo punto, anche i più geniali, a un certo punto capiscono che la loro genialità è fiscalmente insignificante e si dedicano alla pittura. E tu quando hai iniziato a dipingere? Allora, io ho iniziato... In che anno? No, allora io... i miei genitori erano molto preoccupati di quello che facevo. E quindi nel 1982 decisi di andare a New York...
dove non sapevo nulla quasi di arte contemporanea e cominciai a vedere appunto tutti i pittori della transavanguardia sulle copertine del New York Times Magazine. E da lì mi resi conto, dico, ma questo allora, essendo nato negli anni 70, non avevo capito, dico, ma allora essere un artista, essere un pittore può essere anche una vera professione, cioè si può campare. E da lì iniziai questa mia rincorsa fallimentare nella carriera dell'arte. Facevo sempre qualcosa che però mi accorgevo che era quantomeno un paio di anni dopo che l'aveva fatto un'altra persona. E sei diventato prima pittore o prima curatore? No, pittore, io curatore, anche il curatore sono diventato proprio, sono diventato perché sono fallito come artista. E quindi era stata, cioè, stata il ripiego. Ora non è più così, tu non sei un artista fallita, ma di solito i curatori della mia generazione erano tutti artisti falliti che hanno beneficiato del pensiero di curatore. Ma ora, riguardo alla pittura, mi piace sempre ricordare un piccolo aneddoto perché spiega anche il mio fallimento d'artista. Ebbi un momento piccolo di successo a Milano, quando il dollaro era 3 volte tanto la lira, quindi arrivò una gallerista americana alla mia mostra da Cannaviello, studio d'arte Cannaviello, e che con pochi dollari comprò tutta la mostra. E io pensai di essere, era arrivato, era il mio successo. Mi feci fare anche un vestito da un sarto, per poter, perché a quei tempi gli artisti si vestivano dai sarti. E questa gallerista mi portò a fare una mostra a New York, quindi ero veramente convinto, che ero arrivato, era il mio successo. Feci una mostra nell'East Village, la galleria si chiamava Deborah Sharp, i miei quadri costavano $2,500, nella galleria, praticamente 2 porte accanto, c'era un altro signore che si chiamava Jeff Koons, che vendeva il coniglio di acciaio inossidabile a $2,500. Mamma. Se io fossi stato avveduto, avrei comprato quello. venduto ma tutti i quadri che avevo per $2,500 e avrei comprato il coniglio. Invece a me quella cosa mi faceva schifo, pensavo che lui fosse un fallito. Per chi non lo sa, allora concludo, per chi non lo sapesse, il coniglio di Jeff Koons è stato venduto qualche anno fa a $90 milioni. Io ho ricomprato in un'asta a Firenze un mio quadro. Ce n'erano 2, ma uno era talmente brutto che non ho avuto nemmeno io il coraggio di ricomprarlo. Ma quello che l'ho comprato a un prezzo molto minore di quello da che era stato venduto in galleria. Quindi ho fatto anche un affare. Ecco, per dirvi insomma perché poi ho smesso di dipingere. E mi piace come passi di professione in professione, curatore, artista e adesso anche scrittore, e hai iniziato a scrivere molto di più dopo la Biennale di Venezia. Ci racconti un po' questo percorso? Beh, di sì, quella è stata una devo dire, casuale, come tutte le cose della mia vita sono state casuali, compresa la nascita. Ma quando fai la Biennale, tu lo saprai meglio di me, ma a quei tempi, quando fai la Biennale di Venezia, entri nel radar dell'Italia. Prima nessuno più o meno, entri nel radar della gente comune. Insomma, i miei genitori hanno capito cosa facevo quando ho fatto la Biennale, prima non sapevano cosa facessi esattamente. Quando fai la Biennale tutti sanno che sei il direttore della Biennale. E così un Giuliano Ferrara, direttore del Foglio, mi chiese di cominciare a scrivere un articolo, mi pare, sull'urlo di Munch. E io lì applicai feci un esperimento, dissi, è possibile, siccome ero abituato a tutti questi articoli, tutti questi nostri colleghi italiani che scrivono articoli incomprensibili. Alberto Albasino è un grandissimo scrittore, ma in un giornale anglosassone un suo articolo non sarebbe pubblicato, non lo pubblicherebbero, ci sarebbe l'editor che gli dice non è possibile pubblicare questa cosa qui perché è incomprensibile a una persona normale. E allora provai a tradurre in un linguaggio normale per un pubblico generale questo piccolo articolo su Munch. Lo lesse Carlo Verdelli, allora direttore di Vanity Fair, e mi chiese di iniziare a collaborare con Vanity Fair. E da lì è cominciata la mia attività di scrittore.
E si può essere curatore e scrittore allo stesso tempo? Beh, e qual è la differenza? La mia attività di scrittore non è allo stesso livello, certo, della mia attività. Cioè, io non ho mai... La Biennale di Venezia, non saprei come paragonarlo al libro, non ho mai scritto un gran libro, ho scritto dei libretti che la gente abbordabili per un pubblico generale, quindi è completamente diversa in questo caso l'attività. Ma pensi che la tua pratica curatoriale ti aiuti anche a scrivere libri, o pensi, cioè approcci il progetto di scrivere un libro come approcceresti una grande mossa? No, la mia attività curatoriale mi mette in contatto con delle realtà e io provo a tradurle in questi linguaggi, come vedi, anche con storie, aneddoti, cose, capire un po'. Smitizzare anche il mondo, certo, dell'arte. E raccontaci del pubblico quando scrivi questi libri, a chi pensi che sia il tuo pubblico o il lettore ideale, e se c'è sia una differenza tra quel pubblico e quello dell'arte o quello... Ma, senti, oggi, l'altro giorno ero qui alla Biennale e ho visto una quantità di gente inimmaginabile che sicuramente non sono, immagino che non fossero esperti d'arte, e quindi il pubblico dovrebbe essere quello lì in teoria, e quindi un pubblico di tutti i tipi che magari non hanno voglia di imparare a leggere un manuale di storia dell'arte, certo, non hanno voglia di leggere Rosalind Krauss, però sono incuriositi dall'arte, perché l'arte ha questa grande capacità di stimolare questo desiderio che non ha, cioè, se l'arte fosse una medicina, nel bugiardino ci sarebbero scritte effetti collaterali, nessuno, perché andare a una mossa non ha nessun effetto collaterale, mentre nelle medicine quasi sempre alla fine si muore. Però hai scritto anche un romanzo, se non mi sbaglio. Un romanzo è stato pubblicato dal grande Cesare De Michelis, sì. Non l'avrebbe pubblicato prima che fossi diventato direttore della Biennale, ma anche in questo caso sono entrato nel radar, era un romanzo tristissimo, non so, ho venduto pochissime copie, aveva avuto un romanzo, una genesi abbastanza particolare, perché io l'avevo scritta... l'avevo scritto come una sceneggiatura per un film che feci leggere anche a Nanni Moretti, che mi disse che era molto brutta, ma anche meno brutta di altre che erano ancora molto più brutte. Però, allora, visto che non si poteva fare il film, decisi di trasformarlo in un romanzo. E quindi è un processo inverso a quello che di solito succede. Si chiamava Lezioni di fumo, era una storia degli anni 70. Che storia? Raccontaci la storia. Beh, no, la storia, peraltro, era una storia presa in prestito, era una trasformazione di un libro di Joseph Conrad, Sotto gli occhi dell'Occidente, dove c'è questo personaggio che in fondo si trova in mezzo con un amico terrorista, eccetera, eccetera, che non sapeva, non era né carne né pesce, e così era. Lo rileggi ogni tanto? No. Sono sicura che sia qui nell'archivio biennale da qualche parte. Comunque, se no, lo riceverai. Lo riceverete presto. Sono curiosa di sapere se hai una routine sia per scrivere sia per fare l'artista, perché comunque stai continuando a disegnare acquarelli, disegni. A fare il pittore. Scusa. Ti svegli la mattina e scrivi o pensi al prossimo? Penso da mattina a chi posso snervare oggi. Non dare noia, non offendere, ma chi posso snervare oggi? Allora, per esempio il nostro collega Hans Ulrich Obrist, a cui ho dedicato un'intera mostra di ritratti qualche anno fa, perché Hans Ulrich Obrist è fantastico, qui abbiamo anche degli amici, però lo sappiamo tutti, è per il patetico intervista a questo tavolino, se fosse disponibile. Però se tu gli dici, guarda, se lui ti dice voglio intervistare
sto intervistando tutte le persone nate il 1 ottobre del 1955, nate a Firenze, in Via dei Benci, dove sono nato io. Tu dici, sono nato io? Dici, sì, no, però vorrei intervistare solo quelle alte 1,78 m, e tu sei 1,79 m, quindi non ti intervista. Quindi io mi sono chiesto, come posso utilizzare quest'uomo senza che lui impedisca che io lo utilizzi, facendogli i ritratti? E quindi gli ho fatto 50 ritratti, compie 50 anni, l'abbiamo mostrato in una sconosciuta galleria nel mezzo dell'Engadina, che però è stato un grande successo. Chi è il tuo prossimo soggetto? Volevo farli sul nostro amico scomparso Occhio e Nuezzo, però è complicato, poi non ho tempo, non riesco, bisogna mettersi lì, appunto non sono un artista, quindi bisogna mettersi lì e farli. Questi 50 di Ovis li ho fatti perché mi ero preso l'impegno di fare questa mostra, quindi... E li hai ancora tu o sono finiti nella collezione? La cosa fantastica è che la mostra è stata sold out, probabilmente per il soggetto e anche perché i quadri costavano veramente una miseria. E quindi insomma... Non adesso vorrei parlare un po' dei contenuti del libro, ho scelto un po' di capitoli mi sembravano interessanti. In alcuni capitoli parli della relazione tra la pittura e la tecnologia, riflettendo su artisti e artiste che hanno usato l'intelligenza artificiale, robot, NFT o l'iPad come Urs Fischer. Raccontaci cosa pensi che la tecnologia possa portare a questo medium. Ma io credo che la tecnologia è sempre, credo che sia interessante capire l'aiuto che la tecnologia può dare a creare delle idee, ma non che non diventi il soggetto, che questo è il problema degli NFT, che diventa il soggetto, cioè diventa l'opera d'arte stessa e la tecnologia. Quindi io sono sempre sospettoso quando dicono computer art, digital art, come dire calzini art, non è che attaccando la parola arte a qualsiasi cosa, anche quella cosa diventa arte, cioè il calzino rimane il calzino e il computer rimane il computer se non c'è un'idea, se non c'è una cosa. C'è un artista, Urs Fischer, secondo me un genio della scultura e dell'arte, che utilizza cose complicatissime, ma Kunz stesso per realizzare le sue opere, Charles Ray, utilizza delle tecniche ma che poi non necessariamente... Non sono soggetto dell'opera. Uno deve sapere come l'ha fatta, capito? E quindi credo che quello, la tecnologia può aiutare. Come mi interessa molto capire come la tecnologia cambia l'approccio dello spettatore verso l'opera d'arte. Non è tanto le opere d'arte fatte con la tecnologia, ma come tutto questo cambiamento che noi viviamo poi cambia le nuove generazioni, come si va a vedere un'opera d'arte. È possibile che un quadro diventi come i centrini della nonna per un... le prossime generazioni, cioè un artefatto e non sia più interessante l'originale. E in uno dei tuoi capitoli parli di un artista, di un bravissimo artista italiano, Rudolf Singel, con cui hai una relazione di amicizia, di lavoro da tantissimi anni, che ovviamente era anche la star del tuo, della tua mostra qui a Venezia. Raccontaci anche come ti relazioni agli artisti quando lavori come curatore, ma anche quando devi scrivere su di loro. Ma Rudolf Singer sì, è uno che mi ha sempre interessato perché è partito proprio, diciamo, la sua... partito dalla crisi, cioè ha sempre pensato come si può salvare la pittura in un momento, come si può fare un quadro quando non, la pittura non interessa più. Lui è cresciuto anche negli anni, appunto, anche lui negli anni 80 a New York, e quindi era si è sempre interessato a questo fatto, come posso superare il problema della pittura, e quindi che ha inventato il libretto delle istruzioni per fare quadri. Insomma. Hai mai provato a farne uno? No, mai. e quindi il rapporto con gli artisti, a volte diventa di amicizia, anzi uno si illude che sia di amicizia, perché poi gli artisti non sono mai tuoi amici, sono sempre amici dell'altro, curatore che viene dopo. Quindi, no, però con Rudo sì che sono un grande amico, però gli
gli artisti fanno il loro mestiere e noi curatori seguiamo il mestiere degli artisti. E poi ci sono artisti che io... Ci sono artisti che sono insopportabili e che io dico sempre, un artista deve essere così bravo da superare la propria insopportabilità, perché se rimane solo insopportabile e l'arte non è abbastanza brava, allora è finito con me, e non faccio nomi, ma comunque deve essere così bravo, capito? Bruce Naumann può essere anche il più grosso rompicoglioni del mondo, però ma ne vale la pena. Però è Bruce Naumann, vale la pena sottomettere a tutte le vessazioni che uno che ti può sottoporre. Cioè, sei, lo conosco, siamo amici, ma è un uomo che ti farebbe buttare da un ponte mettendolo in mostra. Però è un artista talmente eccezionale che uno si può anche buttare dal ponte. Per lui. Altri invece no. E adesso vorrei parlare un po' anche dei contenuti di questi quadri, nel libro ne parli tanto e parli anche di un artista che è nella mostra qui al padiglione centrale dell'Arte dei Sogni, che si chiama Paola Rego, un artista importantissima, portoghese, che ha vissuto per tantissimi anni in Inghilterra, che poverina è morta durante la mostra, ma che per tantissimi anni ha parlato attraverso i suoi quadri, i suoi pastelli, di temi complicatissimi e molto scomodi, tra cui i diritti all'aborto, i diritti per le donne, la libertà di parola. Come pensi che un'opera possa comunicare questi temi e pensi che possa andare oltre semplicemente il livello simbolico e cambiare davvero la nostra società? Beh, io credo che l'arte è quella che funziona, è quella che ti fa superare una soglia e tu entri dentro questo nuovo mondo e in questo nuovo mondo trovi dei temi che siano politici o umani o religiosi in passato che ti portano a pensare in modo diverso. Quindi Paola Rego ha sempre dipinto e credo che la pittura fosse il suo obiettivo e riempiva la sua pittura con la vita di ogni giorno e quindi questo rende sia i temi di cui parla sia la sua arte una cosa unica. Il problema è che quando le cose sono scisse, quando un pittore decide di diventare politico perché in quel momento c'è bisogno dell'arte politica o appunto un artista politico che fa le pitture perché in quel momento c'è bisogno della pittura. È interessante perché ovviamente mi viene in mente che negli ultimi anni, ma anche negli ultimi decenni, ci sono state tantissime polemiche attorno al contenuto di alcune opere d'arte, in particolare di alcuni quadri. Penso a un quadro famoso di un artista che si chiama Dana Schultz, una giovane artista americana che mi sembra fosse anche nella tua biennale, giovanissima, che aveva infuriato tantissima parte del pubblico. E penso anche alle recenti crisi della mostra, della retrospettiva di Philip Guston, che poi è stata cancellata, stata posticipata, ma infine cancellata. E poi anche recentemente alle polemiche di Documenta. Quindi pensi che l'arte abbia davvero ancora la forza di scuotere gli animi e di creare queste grandi polemiche o pensi che siano soltanto dei trucchi o delle soluzioni per far parlare di sé? No, non credo che siano dei trucchi. Credo che, come diceva il film di Fassbinder, la paura ti mangia l'anima. Credo che si viva in un momento in cui tutti hanno paura di tutto e quindi si mangiano la propria anima. Nel caso di Philip Guston, quello di Dana Schultz, Documento è un caso un po' diverso. Però tutti hanno paura di tutto e quindi pur di non rischiare nulla si prendono anche delle decisioni, come appunto la mostra di Philip Guston, che era totalmente assurda. Perché per chi non lo sapesse, Philip Guston ha dipinto dei quadri bellissimi negli anni 70 con delle figure con i cappucci del Ku Klux Klan. Lui lo faceva come critica, ma siccome eravamo in un momento particolare di polemiche, Black Lives Matter, eccetera, eccetera, i curatori, i direttori dei musei hanno preferito nemmeno provare e quindi diventa, cioè noi cancelliamo non solo la cultura, ma cancelliamo anche la possibilità di un dibattito, di uno scontro, cioè di capire come veicolare certi messaggi dell'arte. Per paura appunto nascondiamo tutto, ma non è che cancelliamo tutto, lo nascondiamo, che è molto peggio. E pensi che sia un periodo un po' diverso adesso o succederebbe la stessa cosa?
Ma ora un po' la gente, sai, a un certo punto la gente si è abituata un po', e la gente si abitua a tutto, no? E quindi tra un po' sarà irrilevante, cioè ora la gente, sì, appunto, credo che facile l'hanno fatta la mossa di Filigas. Sì. Sì, appunto. Senza che nessuno ne parlasse. Senza nessuno ne parlasse e senza che succedesse nulla di particolare. E un'altra delle tendenze di cui parli nel libro è quella che si chiama la cosiddetta Black Figuration. Ci racconti un po' di questo fenomeno e anche, se vuoi, degli effetti sul mercato, perché ovviamente... Sì, la pittura afroamericana, la pittura nera, ci sono tantissimi pittori, tantissime cose. Beh, diciamo che lì si convergono, ci sono sicuramente dei fenomeni di speculazione di mercato, moda, ma quello c'è sempre stato in tutti i momenti storici del mercato dell'arte, quindi non è soltanto una questione di ora. Sicuramente questi artisti utilizzano la pittura per fare una cosa che c'è sempre bisogno, raccontare storie, e loro raccontano la loro storia, una storia che è stata appunto messa sotto il tappeto, che è stata ignorata, e quindi si pigliano il diritto di raccontarla, e molti di loro utilizzano, ma non tutti, il mezzo della pittura, principalmente la pittura figurativa, e hanno un grande successo, perché molti sono molto, molto belli, molti sono tutti uguali uno all'altro, ma quelli bravi sono veramente bravi, ma quello è sempre in tutti i casi. Come Carey James Marshall, no? Che era nella tua biennale, no? Sì, sì, io li ho sempre messi nel momento sbagliato, gli artisti. Io tutte le mosse mi ho sempre messi nel momento sbagliato. Cioè, non se ne sono adesso mai sarebbe nessuno. Stato... Adesso sarebbe stato una cosa... No, adesso neanche, qualche anno fa. Sì, sì. Quindi... E Carey James Marshall lo conosci da Chicago? Girato a Colosca Chicago, non feci io la mostra, ma facevo una mostra al Museo di Arte Contemporanea di Chicago nel 2000, forse 3 o 4, forse prima della mia biennale, 2001-2002, e non se lo filò assolutamente nessuno. Immagino. Cioè proprio era uno, potevi andare con un tir e poi venire a casa con 28 quadri, era il suo coso, al prezzo di un panino. E invece... Perché appunto le cose cambiano e però lui è uno, ecco, lui prendi uno che è uno dei più bravi, credo che lui abbia sia un linguaggio, un contenuto e uno stile riconoscibilissimo, credo che la riconoscibilità nella pittura in particolare, nell'arte, ma nella pittura in particolare sia un elemento fondamentale del successo di un artista, che lo sia stile. Bravo o che non sia bravo. Lo definiresti uno stile o... No, lo definirei anche per gli artisti peggiori una capacità di essere coerenti al proprio linguaggio, quindi apprezzabile, insomma. E c'è un passaggio nel libro in cui parli di artisti che definiamo dimenticati e di questa tendenza molto spesso contemporanea di recuperarli, come forse anche la mia mostra fa nelle capsule storiche, e dici, ti cito... non bisogna mai fidarsi delle figure minori riscoperte, perché quasi sempre andrebbero ricoperte, subito ricoperte. Cosa ne pensi? Beh sì, penso che se uno... perché ci sono artisti che hanno magari un piccolissimo momento nella loro carriera, un momento in cui fanno un'opera d'arte molto interessante in quel momento lì, ma poi perdono il ritmo, perdono la sincronia, perdono il momento, ma in quel momento... in quel momento magari hanno fatto un'opera molto interessante. E credo che l'errore sia di rileggere la storia attraverso questi momenti e non nel complesso della loro carriera. Io l'ho scoperta a Italics, dove ho incluso tantissimi artisti, cioè abbiamo lavorato insieme, quindi tantissimi artisti, e all'inaugurazione mi sono reso conto che molti di quelli che abbiamo riscoperto meritavano di essere ricoperti. Per quelli vivi. Però c'è un'eccezione, no? Un paio di capitoli dopo parli del caso Ilmaf Klimt, di questa bravissima artista. Vorrei anche precisare che io sono una contraddizione vivente. Dico una cosa, mi dimentico di averla detta. E dico, Ilmaf Klimt però era una che non voleva neanche essere artista a un certo punto. E quindi... Perché pensi che sia stato un successo così grande? E per chi non conosce, è un'artista svedese, giusto? Sì, un'artista svedese. Bravissima, che è stata alla Biennale.
e che ha avuto una grande mostra al Guggenheim, che è stata la mostra più visitata della storia del museo. Una delle più grandi mostre visitate del museo. Ma perché sono intanto pitture, sono delle simbologie, sono dei mantra, delle cose. Chiaramente, forse se vogliamo leggere, essere in modo psicanalitico, psicologico, forse quello che lei veramente faceva, queste medium che lei metteva nella pittura, hanno mantenuto un'energia che attrae lo spettatore al punto tale da vederla. Sono molto belli, sono molto gioiosi, sono molto fantastici, sono quadri che tantissima gente poi pensa di fare simili, ma sono molto più brutti. Quindi il successo è sorprendente, perché è sorprendente, ma allo stesso rassicurante, che non sono sempre i nomi, i blockbuster che fanno cose. Il pubblico è ancora il pubblico è ancora curioso, il pubblico ancora risponde alla sinceramente, non soltanto alle mode, non soltanto alla comunicazione o al marketing, ma anche alle cose word of mouth, cioè passaparola. Certo. Cioè, e quindi questa è quella, come tante altre, sono l'esempio che l'arte è ancora. Sì, ma la tua Biennale stessa, dico, cioè, la gente viene, non credo soltanto perché l'ha letta, credo perché veramente sia passano parola e vanno. E come definiresti un capolavoro? E pensi che si possa ancora parlare di capolavori nel mondo dell'arte contemporanea? Beh, sì, sicuramente c'è qualcuno che fa dei capolavori, sì. Oggi chiaramente gli artisti vivono più a lungo e da capolavori diventano dopolavori, ma però il capolavoro credo che sia di nuovo, io immagino sempre questa soglia invisibile in cui tu la attraversi e ti trovi davanti a questa cosa che tu non ti aspettavi, che tu non prevedevi, che appunto contiene ancora un'energia invisibile che ti prende. Può essere contenuto, può essere anche soltanto una cosa. E pensi ancora che un quadro possa cambiare la storia dell'arte? Nel tuo libro citi Déjeuner sur l'herbe, ma penso all'arte super. Beh, è molto più complicato adesso, anche perché di nuovo i mezzi di comunicazione, lo scambio di immagini, di informazioni, eccetera, eccetera. Appunto, io mi chiedo sempre, magari non è da escludere che un giorno, appunto, chi andrà a vedere un capolavoro della storia dell'arte, tra tre generazioni, lo vedranno appunto come un reperto, come si va a vedere la maschera di Tutankhamen, e non come una cosa fatta da un artista, perché l'immagine è stata consumata talmente tanto tempo prima che. E ci sono, tra le nuove tendenze o i nuovi linguaggi artistici, pensi che ci siano, si possa parlare ancora di innovazione, o siamo sempre lì un po' a rigirarsi attorno agli stessi temi, alle stesse tecniche? E pensi anche che dopo tanti anni di centralità della figurazione torneremo a un'astrazione o a un altro soggetto? Io credo sempre che tutte le forme artistiche ci sia il momento in cui si sperimenta. Appunto, quando feci la prima apparizione alla Biennale di Venezia nel 1993, che curai una piccola sezione di aperto, mostrai la scatola da scarpe vuota di Orozco, che si è dato alla pittura massicciamente anche lui. A quei tempi era una cosa, nessuno metteva in dubbio né la scatola da scarpe né il fatto che nessuno la capisse. Oggi è più complicato perché chiaramente, appunto, di nuovo, con una quantità di pubblico così diventa molto più interessante e anche complicato veicolare certi messaggi così radicali. Credo che in certi momenti della storia ci saranno momenti radicali. Tino Segal, dico, immaginiamo uno, l'artista che le sue opere sono persone che parlano, ballano, cantano dentro una stanza. È stato dirompente, però rimane un dirompente, come Duchamp, però chiaramente poi
E poi il resto continua, così nella letteratura, no? E hai nominato Venezia e la tua collaborazione con Aperto, ma raccontaci la tua relazione con questa città, partendo magari dalla Biennale del 2003 o da Aperto, perché ovviamente oltre che con la Biennale hai fatto tantissime mostre a Palazzo Grassi, appunto alla Dogana, quindi come ti ispira la città? Mi riprometto sempre di non tornarci più, tutte le volte ci ritorno, no, mi riprometto di non venire più alla Biennale, e poi tutte le volte lo fa una persona a cui sono affezionato. Alla fine si torna sempre a Venezia e rimane una cosa abbastanza... Paradossalmente quando mi fu data la Biennale io non ci pensavo più, mentre nel 93 quando feci la prima Biennale per molti anni mi era rimasto in testa che mi sarebbe piaciuto curare tutta la Biennale, poi a un certo punto ci avevo messo una pietra sopra, ero andato in America, ero diventato curatore del Museo di Chicago e veramente non ci pensavo più, non pensavo proprio, non era più un argomento di... non è che non mi interessasse più, ma veramente non era più parte dell'aereo in America, ero lì, la Biennale è una cosa che facevano altri. E poi fu nominato direttore della Biennale che ha cambiato la mia vita, perché è stata un'esperienza fantastica, caotica, però eccezionale, insomma. Devo dire che quello è stato il momento che ha definito... Quali sono i ricordi più belli che hai della tua biennale? O più brutti anche? Brutti, devo dire che ci fu un caldo fenomenale di cui fui accusato anch'io. Ebbi la peggiore rassegna stampa infinita, tanto che l'allora presidente Franco Bernabé mi chiamò il giorno dopo l'apertura, perché uscì un articolo sull'Economist che diceva Death in Venice, che parlava, sì, citava un signore che forse era morto per il caldo, ma non era colpa mia, però citava, chiaramente si partiva dal signore morto per dire che la mia biennale era una biennale morta, schifosa. E mi ricordo ancora Franco Bernabé, grande, siamo amici, è un grande uomo, ma anche forse uno... con un PhD in cinismo, mi telefonò dicendomi guarda, fare il presidente biennale non è il mio mestiere, a me non me ne frega nulla, ma se anche i numeri degli spettatori sono cattivi, sei un uomo finito. Non sai cosa dirgli, perché non sapevo come rispondere a questa affermazione. Poi le cose, non ebbi grandissimi spettatori, però insomma... Beh, era una biennale bellissima, che come diceva però Roberto... Però col senno di poi fu una biennale, adesso la gente ne parla, eccetera, eccetera. Sì, sì, no. E raccontaci il ruolo della pittura in quella mostra, perché mi ricordo che ovviamente oltre alla mostra al padiglione e all'arsenale avevi curato una mostra di pittura. No, una cosa che devo dire, ricordo, partimmo io e tutti gli altri curatori con dei progetti e non so come è successo, li abbiamo fatti tutti. Cioè, perché la Biennale riesce sempre a realizzare tutto. E in compenso la mostra di pittura al Museo Corrèa, che si chiamava Pittura Painting, che io partivo dal 63, che era la Biennale dove Rauschenberg vinse il Leone d'Oro, e arrivavo al 2003, si chiamava Da Rauschenberg a Murakami. Ma per dirti che io metto sempre artisti al momento sbagliato, quando tuo marito fece la Biennale di Venezia, eravamo alla mostra di Murakami in Qatar e il gallerista di Murakami davanti a me disse a Massimiliano, non è perché potresti mettere finalmente Murakami dentro la Biennale? Che alza il dito e dico, guarda, c'era una mostra che si chiamava Da Rauschenberg a Murakami, non so se ve lo ricordate, non credo se lo ricordasse, nemmeno Murakami. E raccontaci è una cosa... come ovviamente vi ricorderete che Francesco ha lavorato con altri curatori e curatrici che hanno curato delle sezioni o delle mostre diverse. Come avete lavorato insieme? Come questa idea un po', se vuoi, della delega o della collaborazione è estremamente generosa, come sei tu. Mi chiedo, è andato tutto bene? È molto imprevedibile ovviamente il risultato finale, quindi raccontaci un po' come hai lavorato insieme agli altri curatori e come è andato tutto il processo di questa grande collaborazione. Quanti erano? Erano, mi pare, 11 curatori, ognuno aveva una sua sezione totalmente indipendente, sì. io avevo stabilito il percorso negli spazi, però poi i curatori furono totalmente liberi
di fare tutto quello che volevano, fino dalla sezione Utopia Station, che fu un caos fenomenale. Ma gli avevi dato qualche indicazione? No, nulla, niente. Assolutamente niente. Ognuno, carte blanche. Carte blanche, ognuno venne con il proprio tema e lo realizzò. C'era il Gerbero Rosco che curò una sezione e tanti altri. Quindi alcuni sono diventati direttori della Biennale. Zone d'urgenza di Johan Ruh, che era esilarante come esperienza. Come scale, no? Erano tantissimi artisti, una rampa che si saliva, veramente incredibile. È stata un'esperienza collettiva, no? Poi c'erano tante, chiaramente uno si lamentava di inefficienza, le cose, però tutto andò. Ma quanti artisti c'erano alla Tomosa? Tantissimi. 400, 450, non mi ricordo. Non mi ricordo. Lo so che non ti ricordi certe cose della tua mostra. Chi c'era sulla facciata del padiglione? Non nessuno, credo. Sulla facciata forse non c'era nessuno. Sì, c'era Saint Durant. Forse c'era Saint Durant. Sì. È vero. C'era e sopra? Isa Genskin. Ecco, sì, ora mi è ritornata in mente anche lei. Sì. Tra le tutte esperienze, sì, però i curatori non si lamentarono molto. Mi fa ridere molto perché tutti vengono alla Biennale, tutti accettano di venire alla Biennale, ma nel 93 io invitai un gruppo di artisti, qui c'era una signora che si chiamava Jessica Diamond. Uh-huh. A quei tempi la Biennale era ancora molto più un'avventura più complicata e quindi ai momenti dell'installazione si avvicinava all'apertura, a quello gli mancava il cacciavite, a quello gli mancava la cosa. E Jessica Ram, una delle più grandi rompicoglioni che ho mai conosciuto in vita mia, non ci ho più parlato dopo la Biennale, a un certo punto voleva, non mi ricordo cosa voleva, però sentì. Eravamo nel 1993, credo che fosse il momento, in Italia c'era Mani Pulite, capito? Ah, sì, mettevano in galera tutti, cioè tutti scoprivano fondi neri dappertutto. Sentì che un artista aveva dato 50.000 lire a un tecnico per farsi mettere una luce in più. Questa non venne succede ancora, no scherzo. Questa non venne da me a dirmi, senti ma dov'è il tecnico, gli do 100.000 per mettere una luce. Mi disse, this is corruption. This is corruption. Non sapevo cosa dirgli, capito? Capito? Cioè, c'era la finanza dappertutto, arrestavano gente, cioè credo così. E questa, capito? Questa mi ha sempre divertito, questo fatto che questa qui per una luce, 50.000 lire, la conduceva all'atto più alto. Cioè, lei non l'avrebbe mai dato 50.000, infatti è rimasta senza luce. Ma raccontaci qualcos'altro di Aperto, che è una sezione così leggendaria della mostra, della Biennale. Chi altro c'era nella sua sezione di Aperto? Quello per dire, io dico sempre che i nomi nel mondo dell'arte sono scritti a lapis, che vengono cancellati con una rapidità forte. Nella mia sezione c'era Rudolf Stingel, Paul McCarthy, Charles Ray, Matthew Barney, Jessica Diamond, Christine Oppenheim, uno che si chiamava Rainer Schumacher, Gabriele Rosco, sì. Pazzesco, ma la vera star si chiamava Carter Kustera. E chi è? Esatto. Esatto. Carter Kustera, era in quel momento Carter Kustera era come Jeff Koons, come aveva fatto un'installazione a spese sue fenomenale, una cosa eccezionale. È andato. Scomparso. E hai una biennale preferita nella storia delle biennali recenti o meno recenti? Beh, sarei ipocrita a non dire la mia. Perfetto. La tua è fantastica. No, ma non c'è bisogno, non ci conosciamo abbastanza. Che... fantastiche. Ma non meglio o peggio, però ogni volta che le vedo dico, alcune dicono, no, questa fa veramente schifo, la mia era sicuramente meglio. Altre dicono, no, la mia regge ancora, anche se questa è fatta molto bene, molto bella, la mia però ancora regge ancora. E che biennale faresti adesso, se fossi il curatore della prova? Non la saprei più fare. Ma dai. Non sono informato, non la saprei più fare e poi non
Forse farei una biennale in cui penserei a come l'intimità per gli artisti, o l'intimità viene vissuta a livello globale in termini di percezione, di cose, forse anche su come la tecnologia cambia il nostro modo di recepire un'opera d'arte, queste cose qui. Forse farei una cosa così, ma però sarebbe complicatissimo. È faticoso. E l'ultima domanda, e poi vorrei aprire a delle domande nel pubblico. Che consiglio daresti a un giovane pittore o pittrice, o una giovane persona che si accinge a diventare pittore o pittrice? Non essere troppo cinico, perché abbiamo dei giovani talenti in sala, quindi no, vogliamo incoraggiarli a diventare bravissimi pittori e pittrici. Allora, io credo che è necessario guardarsi l'ombelico come artista, come scrittore, come tutto. La grossa sfida è trasformare il tuo ombelico nell'ombelico del mondo. Il problema oggi è che la gente si guarda l'ombelico e ci fa vedere il loro ombelico, che spesso fa schifo. Il mio fa sicuramente schifo, ma sicuramente anche quello degli altri. E quindi sono pochissimi che riescono a trasformare il loro punto di vista in un punto di vista universale. Credo che la sfida sia quella, fare qualcosa che non devi sapere il codice fiscale della persona per capire chi è. Ecco, mi sembra una cosa che deve essere, e quello devo ammettere che spesso molti artisti tedeschi, molti artisti americani, in quello purtroppo ci battono, sì. Noi europei, principalmente noi latini, perché non voglio dire solo gli italiani, ma anche gli spagnoli, siamo diventati troppo involuti e appunto raccontiamo le nostre storie che rimangono le nostre storie, e nella maggior parte dei casi le nostre storie non interessano a nessuno. Mm-hmm. Sembra un modo perfetto per concludere, e aprirei a delle domande. Grazie. Domande del pubblico, nella rara occasione di avere qui Francesco con noi. Non siate timidi. Arriva una domanda. No. No, ma fate delle domande, io rispondo sempre, non vi dovete preoccupare, anche Cecilia può rispondere a delle domande. No. Se no vado avanti io. Eccola. Ok, buonasera a tutti. Volevo fare una domanda a entrambi in realtà, partendo dal fatto che la Biennale di Cecilia appunto è famosa per essere la prima biennale dopo la pandemia, la sua comunque anche registra un momento importante, che è la prima dopo le Torri Gemelle, quella di arte almeno. Entrambe nel titolo della Biennale condividete la parola sogno fondamentalmente, quindi Cecilia ci racconta attraverso le capsule storiche, attraverso il lavoro della Carrington in maniera più letterale, da dove vengono magari questi sogni. Mi interessava sapere il suo, nel suo caso. Che bello, non ci ho pensato mai che abbiamo una parola in comune nel titolo. No, nel senso, quando feci la Biennale confesso che non pensai alle Torri Gemelle. Già 2 anni dopo il mondo si abitua a tutto, e quindi come fra 2 anni non penseremo più alla pandemia e sarà un'altra storia. Quindi non, in quel momento non pensavo ai Torri Gemelli. Si chiamava La dittatura dello spettatore. Sogni e conflitti. Sogni e conflitti. Il presidente di allora disse, bel titolo, e andammo avanti così. Sogni e conflitti è un bel titolo. Pensavo a un titolo che rappresentasse, io a quel tempo pensavo allo spettatore, pensavo al ruolo dello spettatore, che è un po' il dittatore, perché lo spettatore, in senso, la parola dittatore non è mai positiva, ma lo spettatore è sempre il dittatore sia di se stesso che dell'esperienza artistica. Credo che si vedano tante persone alle mostre d'arte, eccetera, eccetera, perché in fondo è lo spazio, l'ultimo spazio in cui noi siamo sempre liberi di pensare quello che vogliamo, di guardare e vedere quello che vogliamo. Davanti a un'opera d'arte c'è questo rapporto fra noi e l'altra parte, che è l'opera d'arte e l'artista, ma quello che pensiamo non lo sa nessuno, è molto vicino alla masturbazione, l'esperienza artistica, perché non si sa, cioè
anche sotto tortura, dice: cosa pensavi guardando l'opera di Paolo Rego? Dice: nulla. Sì, no, ti torturo, cioè, con la cosa elettrica, niente, non pensavo nulla, lo giuro, nulla, nulla. Beh, invece pensavamo qualcosa. E quindi credo che questo sia il fascino dell'arte in generale. Il fatto che davanti a un'opera d'arte siamo noi e tutto quello che pensiamo nella nostra testa rimane, può rimanere nella nostra testa. Altre domande? Una là dietro. Arazema l'ha fatto due volte, ma però non so, io non... Ah, deve chiedere alla prima fila qui. No, no. Buonsenso. Il buon senso, l'evitare le ripetizioni. C'era una domanda lì in mezzo, mi sembra, no? Infatti, prendendo Arazema, la seconda binaria Arazema era meno forte della prima. Allora, questa domanda va per tutti e due. E un consiglio per un giovane curatore? Inizio io. È lei, con la mia solita risposta. No, il mio consiglio è di cercare di conoscere più artisti e artiste possibili, anche se sei giovanissimo, non conosci nessuno, non essere imbarazzato a scrivere e conoscere gli artisti che magari stanno studiando nella città dove stai studiando tu, imparare a praticare questa pratica dello studio visit, che è sempre molto imbarazzante, anche per me ancora dopo non so quanti anni, entrare nello stanzino di una persona sconosciuta e fare domande, chiedere. Poi essere curioso, andare a vedere il più possibile mostre, musei, fiere, il bar sotto casa che ha 4 quadri appesi, va bene tutto, e infine di cercare di allenare la pratica della scrittura, anche se non hai un outlet come una pubblicazione o un giornale, ma praticare la scrittura, perché come ci insegna Francesco può essere sempre una professione che viene accanto a quella del curatore. Io posso dire quello che mi disse Nanni Moretti quando gli feci leggere la sceneggiatura, mi disse: fa schifo, il consiglio che posso darti, se vuoi fare il film fatelo da solo. La stessa cosa, se hai un'idea e la vuoi veramente fare, trova il metodo farla. Io la prima mostra che feci dopo il 93 fu sempre qui a Venezia, fu una mostra che si chiamava Campo 5, di fotografia. Mi era venuta questa fotta di fare una mostra durante la Biennale di Jean Clair, a quei tempi che non usava l'Arsenale. Voleva essere di fotografia, affittai questo spazio dove ora c'è la biblioteca, della libreria dell'Arsenale, all'entrata a destra, che apparteneva alla Marina Militare. Misi sulla mia carta di credito le spedizioni delle opere d'arte, e quando avevo già comprato la corda per impiccarmi, perché non sapevo come pagare tutto il resto, scese dal cielo la Vergine Patrizia Sandretto de Ribaudengo, che aveva in quel momento fondato la fondazione, e mi disse: perché non facciamo questa mostra come la fondazione? E mi salvò, volendo essere un po' volgare, il culo, perché veramente non sapevo come pagare quello che avevo messo sulla carta di credito, che non era tanto, ma comunque era cosa. E lì fu un grande successo, perché non avevamo inviti, nulla, fu all'ultimo momento, e da lì, insomma, è cominciata la mia carriera di curatore. Quindi se vuoi fare qualcosa, l'altro consiglio che posso dire è: affida, segui le tue idee, ma non il tuo gusto. Un'ultima domanda? Oppure concludiamo? Perditi, le idee e il gusto. C'era questo mito a Chicago che Mies van der Rohe, il grande architetto,
io ho abitato in un appartamento di Mislande Road dove c'era, per fortuna non era troppo alto perché sennò battevo la testa sul soffitto, bellissimo, però pare che Miss Van der Rohe vivesse in un appartamento con i soffitti di 7 metri, con le modanature barocche, e dicono che avesse una poltrona di quelle automatiche che massaggiavano e avesse un mobile bar con la televisione dentro. Quindi lui seguiva le sue idee, ma chiaramente non il suo gusto. Un'ultima domanda qui. Buonasera, volevo chiedere che consiglio darebbe a chi volesse scrivere di arte? Per bacco. Se vuoi fare un libro serio, studia fai ricerca e fai libri che sono saggi, biografie, non so, veramente seri. Se vuoi fare come me, prova a trovare il tuo stile, prova a cominciare a scrivere su, non so se le riviste, i giornali funzionano più, insomma, velocemente, mettici poco. Parlavamo oggi di nostri colleghi critici americani che per scrivere, dicevo che Cecilia in un giorno avrebbe potuto scrivere tutte le recensioni che Roberta Smith ha scritto negli ultimi 10 anni, in un giorno. Quindi mettici poco, perché il denaro che tu guadagni scrivendo qualcosa è molto basso, e poi in fondo non bisogna perdere tempo troppo a fare le cose. Se scrivi un libro invece no, devi rifare, cioè, insomma, una recensione alla durata della sua, se su una rivista una settimana, se su un giornale un giorno. Grazie mille. Bene, direi che possiamo concludere qui. Grazie Francesco, grazie a tutti. E firmi. Firmo. C'è un tavolino fuori se volete acquistare il libro e con una dedica di Francesco.